In sella lo scooter viene falciato da un'auto pirata, muore un sedicenne. L'incidente è avvenuto ieri sera a Lentini. Carabinieri sulle tracce del guidatore dell'auto che è scappato senza prestare soccorso. Ma la movida a Messina, il comandante della polizia municipale ha annunciato il potenziamento dei controlli. 4 centri di raccolta per agevolare lo smaltimento della cenere vulcanica a seguito della copiosa ricaduta durante le scorse ore notturne, mentre per ora l'Etna tace. Al Teatro Antico di Taormina, la serata di beneficenza a supporto del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo di Taormina, ospite d'eccezione Fiorello. Calcio Serie B, primi impegni per il Palermo che esordirà contro il Parma in Coppa Italia. Ben ritrovati alla seconda edizione del TG di Media News. Apriamo con un grave fatto di cronaca. Un giovane di 16 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Lentini nel Siracusano. Ferito anche un altro ragazzino che viaggiava con lui sul motorino. Vediamo. Un ragazzino di 16 anni è morto ieri sera dopo essere stato investito da un'auto pirata a Lentini nel Siracusano in via Agnone, poco distante dalla piazza dei Sofisti. Secondo quanto emerge nella ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Augusta, il giovane era alla guida di uno scooter con a bordo un altro ragazzino più giovane rimasto ferito. A nulla è valso l'intervento del 118 per il sedicenne. Il guidatore dell'auto, una Volkswagen Polo, è fuggito senza prestare soccorso. I carabinieri lo avrebbero individuato e sarebbe sulle sue tracce. Il cinquantenne di Villasmundo adesso è indagato per omicidio stradale. La procura di Siracusa ha disposto il sequestro dei mezzi. L'altro ragazzino è stato soccorso dal personale del 118 che ha poi provveduto a trasferirlo in ospedale. La sua prognosi è riservata. Tra maggio e giugno controlli a tappeto dei carabinieri del gruppo di Monreale. Sotto la lente di ingrandimento, lavoratori in nero e irregolarità diffuse negli esercizi commerciali del food. I controlli hanno riguardato paesi in provincia di Palermo, tra i quali Cefalù, Monreale e Piana degli Albanesi. Controlli a tappeto dei carabinieri del gruppo di Monreale, del personale del nucleo antisofisticazioni e sanità e del nucleo ispettorato del lavoro, finalizzati oltre che al quotidiano controllo del territorio e al contrasto all'illegalità diffusa, anche a reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro, passando attraverso l'accertamento del rispetto della normativa sulla tutela della salute e sulla sicurezza dei lavoratori, intensificando così gli accessi ispettivi nei vari settori produttivi. L'esito dei controlli svolti sul territorio ha focalizzato particolarmente l'attenzione su Cefalù, Termini Imerese e Monreale, dove sono state rilevate tra le principali irregolarità mancata tracciabilità degli alimenti con uso di materie prime di cui non era possibile identificare l'origine, carenze igieniche dei locali e ancora lavoratori in nero, nonché inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel complesso, tra maggio e giugno sono stati ispezionati 23 esercizi commerciali, a seguito delle quali sono state segnalate alle competenti autorità 12 persone e contestate sanzioni per complessivi 330.000 euro. Nel corso degli interventi sono stati altresì eseguiti provvedimenti di sospensione di 6 attività commerciali. Tra le cittadine controllate, Cefalù e Monreale, nella cittadina sul mare in provincia di Palermo, con l'inizio del periodo estivo sono state sottoposte a controllo diverse attività economiche e a esito dei vari controlli i carabinieri hanno elevato ammende per un valore di 94.481 euro e sanzioni amministrative per un totale di 38.284 euro, provvedendo anche alla sospensione di 3 attività imprenditoriali perché sorprese con lavoratori in nero per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e assenza della documentazione sanitaria prevista da legge. A Monreale i carabinieri hanno proceduto al controllo di una pizzeria, di un ristorante e di 2 bar, nel corso dei quali sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 19.000 euro. Proceduta alla richiesta di sospensione di una delle attività commerciali e segnalate alle autorità competenti 4 persone. Particolarmente incisivi, controlli della circolazione stradale, dispiegati in ore diurne e notturne lungo le principali arterie di comunicazione e in prossimità di locali pubblici, soprattutto nel periodo dei weekend, con il controllo di vari autoveicoli e l'elevazione di numerose contravvenzioni al codice della strada.
Evade dal carcere di Trapani, rintracciato dopo poche ore dagli agenti di polizia penitenziaria. Poco chiare al momento le modalità dell'evasione, ma Gioacchino Veneziano, segretario regionale UILPA, mette ancora una volta in evidenza le criticità provocate dalla carenza di organico negli istituti di pena. Una evasione che conferma quanto noi abbiamo sempre denunciato come UIL e Polizia Penitenziaria, carenza di organico, carenza strutturale, carenze organizzative a causa del poco personale a disposizione. Rimane il fatto che tutto il personale si è messo a disposizione e si è messo subito alla ricerca del fuggiasco che è stato riacciuffato ad appena 1 chilometro dal carcere, quindi era già ben cinturato dal personale del nucleo traduzione e piantonamento che sono usciti con tutti i mezzi, personale del reparto e personale libero dal servizio, confermando che il personale di polizia penitenziaria è unito e nei momenti di difficoltà riesce a dare il meglio di se stesso. È da rivedere anche tutto un apparato organizzativo, perché nei momenti in cui questa gravissima carenza di organico si somma al piano ferie che il personale deve fruire, ancora i livelli di sicurezza si abbassano ancora di più e quindi è necessario porre in essere i correttivi nei momenti in cui ci si verificano queste situazioni di abbassamento ancora di più del personale presente. Noi riteniamo che certe attività trattamentali si possono fare nel momento in cui c'è il personale, perché poi alla fine i risultati sono quelli che abbiamo visto. Non siamo in grado di stabilire come sia avvenuta l'evasione, stanno verificando i filmati, ma il fatto è chiaro, si è materializzata un'evasione e questa cosa deve far riflettere tutti i vertici dell'amministrazione, sia locali, sia regionali, sia nazionali. Messina, l'ennesima rissa tra giovani da un locale della Riviera Nord, pone ancora l'accento sul problema sicurezza nei luoghi della movida. Il comandante della Polizia Municipale, Giovanni Giardin, ha annunciato il potenziamento dei controlli. Abbiamo chiesto al comandante un maggior rafforzamento delle forze dell'ordine in vista dell'evento che è successo la settimana scorsa. Vediamo appunto se questo potrebbe essere un ottimo deterrente. Ieri in commissione, tra l'altro, c'è stata la votazione che deve passare in consiglio del regolamento sulle telecamere che riguardano la città, che spero che sia anche quello un ottimo deterrente per evitare questi episodi sgradevoli. Abbiamo chiesto sia alla Polizia Municipale ma anche un confronto con tutte le forze dell'ordine, quindi anche col prefetto naturalmente, di coordinare questi eventi. Certo che ci preoccupano, è un disagio, come dicevamo, un disagio sociale che è un fenomeno che dobbiamo cercare di tenere sotto controllo. C'è stata una riunione in prefettura in tal senso e si è deciso di rafforzare anche con l'utilizzo delle polizie locali, in questo caso a Messina con l'utilizzo della polizia municipale in particolare, cosa che già noi facciamo controlli nei locali, facciamo controlli anche per quanto riguarda la musica, la presenza di persone fuori dai locali, anche per quanto riguarda la circolazione stradale, in special modo in via Consolare Pompea, nelle zone dove ci sono i lidi. Quante pattuglie impiegate dal prossimo weekend? Io credo saranno qualche due o tre pattuglie in più, però di concerto con il signor Questore, con la Prefettura, perché ci sarà un servizio organizzato con la presenza di tutte le forze di polizia e dell'ordine. La presenza di ulteriori telecamere in strada a presidio del territorio può funzionare anche come deterrente perché sono fenomeni che bisognerebbe anche prevenire. Sì, certamente, come no, servono moltissimo per prevenire e anche, ahimè, per reprimere. Noi, grazie alle telecamere, andremo a scoprire chi ha commesso reati, chi è rimasto coinvolto in una rissa, in una lite. Quindi servono. Proprio come ha detto l'assessore Cicala l'altro giorno in commissione, ci saranno quasi 1.000 telecamere posizionate, se non di più, posizionate in giro per la città e in special modo nelle zone più a rischio. E cambiamo decisamente argomento, passiamo ai rifiuti, 4 centri di raccolta per agevolare lo smaltimento della cenere vulcanica, mentre per ora l'Etna tace.
La cenere vulcanica esposta davanti alle abitazioni potrà essere ritirata solo quando verranno confermate le disponibilità delle piattaforme negli impianti di conferimento. Intanto sono all'opera le spazzatrici e gli operatori manuali. Il tutto un lavoro che verrà completato entro lunedì, ristabilendo gradualmente anche le condizioni di sicurezza alla viabilità. Già il comune si era attivato, ma ancora completamente, non ho visto niente, perché l'estate sono piene, le macchine piene. Meno male che non c'è vento, perché se c'era il vento eravamo ancora più bessi. Sì, il motivo è la cenere dell'Etna, che ovviamente sta creando tanti disagi ed era da un po' di tempo che non capitava, quindi per un discorso anche così di salute, oltre che gli occhi bruciano, conviene portare un minimo di protezione. Sul fronte lavico tutto sembra rientrato, naturalmente gli esperti dell'NGV tengono sotto osservazione il vulcano. Il fenomeno all'attuale sembra essere concluso, non c'è un'attività esplosiva, i parametri sembrano essere rientrati, però è chiaro che ci potrebbe essere un cambio, stiamo osservando, stiamo monitorando e seguendo tutti i parametri di monitoraggio. No, non c'è nessun rischio associato, l'unico rischio o il disturbo, l'impatto è quello sulla popolazione a causa della ricaduta della cenere e ovviamente sul traffico aereo, sull'aeroporto. Poi per il resto ovviamente costituisce un grande spettacolo questa attività esplosiva, delle piccole colate, ma si conclude lì. Il fenomeno è stato abbastanza lungo, se vogliamo, rispetto a quelle classiche del cratere di sud-est, è durato circa 8 ore, quindi veramente abbastanza lungo. Serata di beneficenza al Teatro Antico di Taormina per sensibilizzare sul rischio chiusura del centro cardiologico pediatrico prevista per il 31 luglio. Ospite d'eccezione Fiorello. Serata di beneficenza al Teatro Antico di Taormina a supporto del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo dell'Ospedale San Vincenzo, considerato che a fine luglio scadono i termini della proroga e le istituzioni devono decidere sulle sorti del centro. Un centro che dà assistenza cardiochirurgica ai bambini, non solo siciliani, ma anche provenienti da tutto il resto del Mediterraneo e dal Sud America. L'ospite del è stato Fiorello. Meglio fare che chiudere, no? Chiudere un reparto del genere, cioè, beh, c'è a Palermo, insomma, la distanza tra Catania e Palermo la conosciamo tutti, tra Taormina e Palermo, quindi non è così semplice poi spostarsi. Quindi voglio dire, c'è un'eccellenza a Taormina, facciamone un'altra pure a Palermo. Valore particolare, primo perché si fa qua a Taormina, dove praticamente sono nato, i miei genitori sono mio papà di Letoiani, mia mamma di Giardini Naxos, tutta l'infanzia l'ho passata in questo triangolo tra Giardini, Letoiani e Taormina. Qui venivo al Teatro Greco a vedere gli attori che arrivavano per i Davide Donatello, quando gli facevano ai tempi, mi ricordo Burt Lancaster, io mi ricordo i grandi divi di Hollywood che arrivavano qui. Quindi tornare qui per dare un messaggio di questa importanza è certo una cosa per me anche emozionante. Per l'inquadratura la finta, così, vai, fai così. Mi sono visto. 24esima edizione Premio Chimera d'Argento, riconoscimenti alla Chiesa di Catania, magistratura, forze dell'ordine, istruzione, cultura, medicina, giornalismo, moda e imprenditoria. Nella sala consiliare del Comune di Catania si è svolta la 24esima edizione del Premio Internazionale Chimera d'Argento, organizzato dall'Accademia d'Arte Etrusca, presieduta dall'artista Carmen Arena e dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Catania nella persona di Sebastiano Anastasi. E con orgoglio che da 24 anni è stato portato avanti questo prestigioso riconoscimento alla carriera da me fortemente voluto. È un premio internazionale, è nato con lo scopo di valorizzare le nostre eccellenze, il riconoscimento dei loro meriti per il loro lavoro,
per la loro professionalità. L'Accademia Arte Etrusca, che da sempre organizza questo premio, ormai è una tradizione. Noi scommettiamo sul merito e sulle eccellenze della città. Il merito va premiato, va accompagnato e le istituzioni devono essere a fianco del merito. La cerimonia di premiazione è stata presentata dalla giornalista Sonia Di Stefano. Nel corso della serata, la prestigiosa statuetta simbolo dell'Accademia d'Arte Etrusca è stata consegnata a quanti si sono distinti nei diversi ambiti professionali, quali magistratura, forze dell'ordine, istruzione e cultura, medicina, giornalismo, moda e imprenditoria. Tra le diverse categorie si è anche voluto sottolineare l'impegno sociale della Chiesa di Catania. E io dedico questo premio soprattutto ad una categoria che ho visto essere particolarmente presente nelle nostre scuole con una certa difficoltà nell'affrontare la complessità dei problemi, i docenti di sostegno. È una categoria sulla quale dovremmo porre tanta attenzione, potenziarla, perché sulla scuola bisogna investire tutto e, ripeto, non con iniziative altisonanti o estemporanee, ma con la quotidianità. Questo premio ha un valore per noi più che simbolico e in qualche modo restituisce il lavoro che in questi anni non soltanto io ma tutto il gruppo di cui mi onoro appartenere ha profuso nella Figlindicoltura e in generale nell'imprenditoria siciliana. Un'app che gli studenti universitari possono consultare in caso di problemi di salute come alternativa ai servizi di emergenza e alle visite in pronto soccorso. È il progetto COACH presentato a Palermo dagli enti per il diritto allo studio siciliani in collaborazione con la Fondazione Italiana della Medicina Digitale. COACH è un progetto nato in un momento di emergenza mondiale, la pandemia. Ci aiutò nel 2020 a far rientrare tantissimi lavoratori con diagnosi a distanza attraverso un percorso di triage fatto di algoritmi che consentiva ai lavoratori già di conoscere prima il loro stato e poi di essere evidentemente accettati in sicurezza da protocolli medici universitari nel luogo di lavoro. Dall'evoluzione di COACH nasce la possibilità che ognuno virtualmente, quindi anche uno studente, in caso di sintomi potrebbe consultare il suo triage. Eroghiamo servizi tramite le apparecchiature più moderne, smartphone, tablet, quindi diciamo progetto molto accessibile, molto smart. Anche per gli studenti è uno strumento molto innovativo, affascinante, perché diciamo loro sono i migliori utilizzatori della tecnologia e quindi confidiamo in un successo importante, in modo che diciamo per la prima volta queste fasce di gioventù si avvicinano al mondo della salute, della sanità e possibilmente prevengano diciamo le cronicità che poi caratterizzano le fasi più avanzate della nostra vita. Il progetto COACH è stato illustrato durante il Consiglio nazionale di Andisu, l'organismo che mette insieme gli enti per il diritto allo studio universitario di tutte le regioni italiane. Un sistema estremamente diversificato su base nazionale come il nostro ha bisogno di valorizzare le realtà territoriali e le specificità del territorio. Ci confrontiamo con i colleghi di tutta Italia, ci confrontiamo e in qualche modo approfondiamo le specificità della Sicilia, di questo territorio che ha enormi potenzialità e che sta lavorando benissimo sul fronte del diritto allo studio universitario in termini di prospettiva e di strategia, in un periodo storico che è praticamente il miglior periodo storico per le risorse che ci sono disponibili. Tra i temi trattati nella due giorni a Palazzo dei Normanni anche l'housing. La strada è segnata in pratica dal Ministero che ha pubblicato questo bando per l'housing a cui stiamo partecipando chiaramente tutti gli ERSU in Italia, anche perché effettivamente il problema alloggi è quello che interessa più tutti i vari ERSU e quindi stiamo cercando di incrementare al massimo i vari posti letto. Ultima pagina, entrata nel vivo la Sagra delle Ciliegie a Sant'Alfio tra degustazioni, folklore, infiorata e mostre. Il tutto per valorizzare il gioiello dell'Etna. Questo fine settimana Sant'Alfio in provincia di Catania si veste di rosso con la Sagra della Ciliegia, il gioiello dell'Etna. E proprio a Sant'Alfio, in un'azienda, esiste l'unico macchinario in Sicilia che seleziona questo frutto. L'azienda Fichera possiede l'unico macchinario in Sicilia per lavorare la ciliegia DOP dell'Etna.
Sì, questa è una realtà che abbiamo realizzato dal 2015 fino a oggi. Siamo qui proprio a vedere questo macchinario che calibra il colore, il calibro, la grossezza, diciamo, della ciliegia per poterla vendere a una grande catena dei supermercati che fino a oggi stiamo commercializzando, nonché la DOP. Il mercato regge, com'è il mercato della ciliegia? Con la DOP in particolar modo, visto che hanno riconosciuto la Mastrantonio, la DOP è un mercato abbastanza redditizio e sempre, ripeto a dire, grazie al nostro macchinario riusciamo ad avere una commerciabilità abbastanza buona. Le varietà di ciliegie, lei sta esponendo due varietà, quali sono e che caratteristiche hanno? Allora, noi abbiamo la Mastrandone, che è questa qua, e la Durone. La Mastrandone è una ciliegia nostra dell'Etna, che è nata qua, ed è più dolce della Durone. La Durone è un pochettino, una ciliegia un pochettino più agretta, che è una ciliegia esportata da fuori, di essere, che è stata innestata anche qua, e anche qua è andata in buona produzione. Però la nostra ciliegia, che diciamo che è più... è dolce, è dolcissima, la nostra ciliegia che è nata sull'Etna, è la Mastrandone, che ha... ha una forma di cuore e soprattutto la sua particolarità, che è molto dolcissima. Dolcissima, che anche le mani appiccicano perché ha un zucchero elevatissimo. La Proloco di San Pier Niceto qui a Sant'Alfio per la Sagra delle Ciliegie 2024. Oggi avete voi composto queste chiavi, questo disegno. Sì. Perché? Cosa vuol dire? Per noi rappresenta il nostro patrono, che è San Pietro. E allora un simbolo, le chiavi di San Pietro, appunto per questo. È stato realizzato con grano, conchiglie e sale grosso. Quindi tante Proloco qui insieme riunite, l'unione fa la forza. Sì, sì, una bella riunione veramente. Questo è un motivo di aggregazione, e di stare insieme, conoscerci e perciò divulgare la nostra arte. Santo Stefano di Camastra, il futuro della ceramica, design, pezzi unici per affrontare le sfide dei mercati. Un settore, quello dell'artigianato, che punta a continuare nel tempo anche se mancano i giovani disposti a dedicarsi a quest'arte antica. Da Santo Stefano, diciamo, parte questa strada, la strada delle ceramiche siciliane, che di fatto unisce queste sei città, no? Caltagirone, Burgio, Collesano, Sciacca e Monreale. È una strada immaginaria che le collega, ma culturalmente non è immaginaria, è una strada molto realistica per la storia e la tradizione sulla ceramica e delle nostre botteghe, dei nostri maestri artigiani. La ceramica, secondo me, è uno degli aspetti commerciali e artigianali col più alto grado di futuro, perché è qualche cosa che ancora fa innamorare le persone quando viene vista. Io mi accorgo da tantissimi amici che mi chiedono di comprare degli oggetti, ma quando entrano nelle botteghe poi si innamorano, vorrebbero comprare di tutto e di più. C'è stata, diciamo, una rivoluzione nella ceramica, perché la ceramica si faceva, diciamo, 20 anni fa, 25 anni fa, non è più la stessa che si fa oggi. Oggi ci sono tantissime macchinari, tantissimi oggetti che si fanno con le prese, con le forme, che prima tutte queste cose non c'erano, erano tutte fatte diciamo a mano, artigianalmente a mano, ed è brutto per il nostro artigiano, diciamo, della ceramica, essere arrivato a questo punto di qua. Un'arte, se non vuole essere iconoclastica, narcisa, deve parlare e raccontare il passato, ma soprattutto dare una prospettiva di futuro. I due giorni di avvenimenti, appuntamenti che l'amministrazione comunale insieme alle altre città della ceramica siciliane ha inteso dedicare all'artigianato della ceramica vanno esattamente in questa direzione: raccontare il passato ma anche dare una prospettiva di futuro con una serie di iniziative. La più importante è quella, appunto, della presentazione del passaporto della ceramica.
La parrocchia locale ha organizzato con il sostegno dell'ARS un'estate indimenticabile per i bambini di Baida, una piccola frazione della città di Palermo. Tra le attività principali organizzate ci saranno laboratori educativi, attività all'aperto e visite ai siti culturali. È un'esperienza che già si porta avanti da diversi anni. Io sono stato qui la prima volta nel 2010 veramente, e ho fatto già subito il tempo d'estate. Poi nel 2011 sono andato via, sono ritornato nel 2016 e da allora fino ad oggi ogni anno è il classico appuntamento tutto il mese di luglio. I bambini lavoreranno proprio per imparare ad amare e rispettare e pulire l'ambiente. Infatti uno dei laboratori che stiamo facendo oggi è proprio quello della terra. Stanno creando un vasetto. All'interno metteremo della terra con dei semi e i bambini a casa dovranno innaffiare la terra ogni giorno con i semi fino a quando crescerà una piantina. L'attività comprende anche diverse uscite. Il giorno 9 per esempio li portiamo a Piana degli Albanesi per la scampagnata insieme ai genitori. Poi abbiamo il parco avventure dell'ippodromo, un'uscita in città sulle vie di Santa Rosalia, anche perché quest'anno è dedicato proprio a Santa Rosalia. E poi l'ultima uscita, che è il 29 luglio, che conclude l'esperienza, c'è scivolo. Una di queste uscite è stato reso possibile grazie al contributo che ha concesso l'Assemblea regionale siciliana, e che desidero ringraziare di cuore. Cosa stai facendo? Stiamo facendo l'elemento terra, che metteremo la terra qui e semeremo dei piantini finché non cureremo. La nostra squadra è acqua blu royal e questo tempo estivo è bellissimo. Come ti chiami? Roberto. Ti piace stare qui con i tuoi amici? Bellissima questa iniziativa, da tantissimi anni, grazie a Fra Giuseppe. Un momento di felicità per tutti i bambini. La nostra attività sta quello di far capire ai bambini che sì, gli elementi sono tanti, sono diversi, che la natura è importante, però anche se sono diversi, in realtà siamo sempre uguali, perché hanno gli stessi sentimenti, collaborano insieme per avere un mondo più bello, più pulito per i nostri bambini, per il nostro futuro. Le iniziative volte ad impegnare i bambini sono sempre le benvenute, considerato che c'è questo smisurato attaccamento ai telefonini sin da piccoli, ai social e a quanto di televisione e a quanto di meno sociale esiste. Quindi Padre Giuseppe ancora una volta conferma di avere quantomeno sensibilità nei confronti dei bambini. Finalmente Baida vive un momento di antico splendore come lo stato negli anni 50. Nell'ambito del Sole Luna Doc Film Festival è stato presentato in anteprima assoluta il film Santa Rosalia di Eugenio Giorgianni. Il film racconta il personalissimo rapporto che devoti e devote hanno stretto con la santa palermitana, tra questi uomini e donne della comunità mauriziana. Santa Rosalia, il film, come dice il sottotitolo, è un incrocio di sguardi. Sono quattro assi sovrapposti, sono due devoti palermitani di due generazioni diverse e due devoti, anche loro palermitani, ma di origine mauriziana e di fede induista. Il film mette una dopo l'altra queste esperienze, questi rapporti, queste forme di affetto, queste relazioni intime tra queste quattro persone, le loro comunità, il loro intorno, il loro tessuto sociale e la santuzza. Quello che penso possa essere utile, possa essere interessante è lo specchio della santuzza stessa attraverso i rapporti che con lei hanno le persone che la venerano. Cioè, la cosa particolare di Santa Rosalia è che si lascia malleare, si lascia reinventare, non deve essere per forza protagonista lei, non si impone, ecco, resta liquida. E quello che creano le persone con lei e con l'amore che provano verso di lei è straordinario. Io non faccio quest'opera da un punto di vista religioso,
Però devo ammettere che a sorpresa anche mi sono commosso vedendo quello che la gente tira fuori, perché proprio nel rapporto devozionale con Santa Rosalia queste persone tirano fuori il meglio di loro stessi. E passiamo al calcio, Serie B, primi impegni da segnare in calendario per il Palermo del neotecnico Dionisi. I rossi esordiranno nella nuova stagione contro il Parma in Coppa Italia e intanto definito importante test contro il Monza. Il Palermo può segnare in calendario il primo impegno ufficiale della stagione che si terrà allo stadio Ennio Tardini. Domenica 11 agosto alle 18.30 la squadra adesso guidata da Alessio Dionisi affronterà il Parma nei 32esimi di finale della Coppa Italia. La sfida vedrà il rosa contrapporsi agli uomini di Fabio Pecchia che hanno recentemente ottenuto la promozione in Serie A. Il match sarà trasmesso anche in diretta TV su Italia 1, permettendo ai tifosi di seguire la partita comodamente da casa. Questa gara rappresenta il primo importante banco di prova per il Palermo. In caso di successo, la squadra di Dionisi affronterebbe ai 16esimi di finale la vincente fra Napoli e Modena. E intanto il club di Viale del Fante ha anche annunciato le date delle amichevoli previste nel corso del ritiro estivo. Sabato 20 luglio alle 16.30 il Palermo sfiderà il Monza al campo sportivo di Temù, provincia di Brescia, con ingresso libero e fino a esaurimento posti. L'incontro chiuderà la prima parte della preparazione con i rosa che proseguiranno poi a Manchester a partire dal 23 luglio. Prima di affrontare il Monza, la squadra del nuovo tecnico rosanero avrà altri due impegni il 13 luglio contro la rappresentativa LND Sondrio e il 17 luglio con un avversario ancora da definire. La città di Palermo si prepara a vivere il festino di Santa Rosalia, quest'anno caratterizzato da un anniversario importante, 400 anni dal ritrovamento delle spoglie della patrona della città. Nelle settimane che precedono il clou dei festeggiamenti va in onda dopo il TG verso il festino realizzato da me insieme a Laura Lorè con interviste ai personaggi principali che oggi rappresentano Palermo e la festa dedicata alla Santa Patrona. Ascoltiamo oggi Gaetano Basile, studioso e profondo conoscitore del festino, che racconta come si sia evoluto questo momento così importante per l'estate dei palermitani, soprattutto nell'ambito artistico, e rispolvere i ricordi dei festini da lui vissuti. E questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni di Media News.